Ah, finalmente qualcosa di diverso e non per delle fotocamere a scomparsa o degli schermi troppo grandi, notch, gotch, micarocci, quello che volete. Abbiamo per le mani un telefono che è veramente qualcosa di innovativo, ma non tanto per arzigogolazioni strane fatte con le fotocamere per aumentare la dimensione dello schermo, ma perché è piccolo. Piccolo, compatto e comodo da tenere in mano, il vero vantaggio di questo Xiaomi Mi 9SE. Fratello più piccolo di Xiaomi Mi 9, per cui differisce soltanto per il processore. Qui abbiamo uno Snapdragon 712, comunque un processore davvero di alto livello. Andiamo a vedere prima di tutto le differenze con il suo fratellone. Non abbiamo praticamente niente, a parte le dimensioni e il processore, come vi ho detto prima. La dimensione così piccola favorisce veramente tanto la presa. Il bordo è in alluminio satinato, retro in vetro, completamente pulito e il sensore di impronte digitali è sotto al display. È un sensore di impronte digitali ottico, quindi legge tramite la luce. Infatti, quando andiamo a premere sul sensore di impronte, vediamo che si illumina per mettere a risalto la nostra impronta. Purtroppo non è veloce come quello di altri competitor, come per esempio potrebbero essere OnePlus 6T o OnePlus 7 Pro, ma comunque abbiamo una velocità di sblocco veramente, veramente buona. Ed è un sensore veramente molto preciso. Una parte che mi piace veramente tanto di questo smartphone è il display. Un display AMOLED da poco più di 6 pollici che riproduce veramente fedelmente i colori. Il sistema operativo è la MIUI in versione 10, in questo momento con le patch di sicurezza di aprile, che io però ho deciso di sostituire, o meglio, di camuffare con un launcher alternativo. Sto utilizzando un nuovo launcher perché l'interfaccia della MIUI ha iniziato a stancarmi un pochino. Per quanto riguarda comunque lo smartphone, abbiamo una dotazione hardware veramente molto buona, abbiamo già detto Snapdragon 712, 6 GB di RAM, 128 GB o 256 di memoria interna, purtroppo non espandibile con micro SD, una porta USB Type-C di tipo 2, quindi non c'è l'uscita video, altoparlante mono, microfono, secondo microfono, sensore infrarossi per fare gli scherzoni simpatici nei bar e dietro la fotocamera posteriore con il modulo principale da ben 48 megapixel, lo stesso modulo che c'è su Xiaomi Mi 9, un modulo 2x ottico e un modulo grandangolare. Il retro così tanto pulito che si trattiene un po' tanto le ditate come vedete qua, non è soltanto blu, ma visto la luce del sole prende dei riflessi intorno al verde o viola che lo fanno diventare davvero molto bello da vedere. Per quanto riguarda le prestazioni, beh, abbiamo detto c'è la MIUI che è comunque un'interfaccia abbastanza leggera e quindi gestisce bene sia i consumi che appunto l'apertura delle applicazioni. Supportata da questo processore Snapdragon 712, riusciamo ad avere uno smartphone che ha una velocità di apertura delle applicazioni veramente molto alta e l'esperienza di utilizzo, diciamo che ne giova parecchio. C'è qualche piccolo laghettino tra una parte e l'altra quando si passa da un'applicazione pesante a un'altra, specialmente ho notato all'inizio quando avevo appena installato Nova Launcher che c'erano dei piccoli problemi con l'apertura del drawer delle applicazioni, però sembra essersi tutto stabilizzato e lo smartphone risulta sempre affidabile in qualsiasi situazione. Una cosa che non mi è piaciuta è la vibrazione, un pochino con una coda troppo lunga, quindi quando si va a scrivere sulla tastiera con la vibrazione sembra di avere in mano una zanzara, giusto per citare qualcuno che conoscete bene. Però tutto sommato è un'esperienza di utilizzo davvero molto buona. Passiamo a una parte che però mi ha deluso un pochino. Allora, lo smartphone mi è piaciuto tantissimo, specialmente per le sue dimensioni compatte che hanno portato al suo interno una batteria da circa 3200 mAh. Questa batteria si comporta bene in determinate situazioni, ovvero quando siamo sotto wifi, quando facciamo un utilizzo normale o comunque quando non utilizziamo tantissimo il telefono, portandoci a sera intorno alle 23 con circa un 20-15% di batteria residua. Quando sono arrivato a fare la giornata stress di questo smartphone, ho utilizzato tantissimo la fotocamera, ho utilizzato veramente tanto anche Google Maps e ho notato che c'è stato un draining di batteria veramente assurdo. Siamo arrivati ad un livello tale per cui sono arrivato a sera, intorno alle 7, con circa il 23% di batteria residua e praticamente non potevo fare più niente, cioè non ero sotto wifi e quindi ero ancora in giro e quindi il telefono mi ha abbandonato a un certo punto durante la serata. Perciò, batteria promossa fino a un certo punto, se ne fate un utilizzo intenso, portatevi dietro un power bank perché veramente rischiate di rimanere a piedi. È un tassello un pochino dolente perché ho già detto tante volte in altri video che la batteria dello smartphone per me è uno dei punti principali. Ora, non mi sento di sconsigliarvi Xiaomi Mi 9SE soltanto perché la batteria non è delle migliori, ma fateci un utilizzo un pochino più parsimonioso se doveste comprarlo. In ogni caso, la batteria è un
un punto a sfavore in certe situazioni. Quando però tutto il resto funziona bene, come l'interfaccia grafica, il display che è veramente bellissimo, un'unità AMOLED con dei colori veramente ben tarati e quant'altro, diciamo che l'esperienza utente passa a un livello un pochino più alto, specialmente come vi ho detto, io continuerò a ribadire questo durante la recensione: le dimensioni di questo telefono fanno tutto, perché finché abbiamo una batteria che dura tanto ma abbiamo un padellone, finché abbiamo uno schermo bellissimo che però non possiamo tenere con una mano sola, diciamo che tutte queste cose qui vanno a farsi benedire dal momento in cui il telefono è compatto, funziona bene, è veloce e fa bene anche le fotografie. E qui passiamo al comparto fotografico. Abbiamo diverse modalità di scatto quando siamo nell'applicazione fotocamera, a parte la modalità video, che è possibile utilizzare fino a 4K a 30 fps. Non so perché non c'è il 1080p a 60 fps, però scelta probabilmente di Xiaomi, probabilmente con i prossimi aggiornamenti sto leggendo in giro che alcuni ce l'hanno, quindi non lo so. C'è una modalità con intelligenza artificiale che io onestamente vi sconsiglio di usare, perché tende a saturare troppo i colori e già l'algoritmo della MIUI gestisce abbastanza bene la saturazione nelle fotografie. E abbiamo la modalità slow motion, la modalità time lapse e compagnia bella. Quando andiamo nel menu con le tre tacchette che c'è in alto a destra nell'applicazione fotocamera, ci si apre un mondo di impostazioni, tra cui la modalità 48 megapixel. Modalità 48 megapixel che funziona veramente bene e che consente di catturare una quantità di dettagli veramente impressionante per quanto riguarda la fascia di prezzo su cui ci troviamo. Non vi dico che la paragono a quella del Redmi Note 7, perché questa fotocamera è decisamente migliore secondo me. Abbiamo inoltre altre due modalità di scatto, che sono la modalità 2x, che consente, grazie al secondo obiettivo, di fare uno zoom ottico per 2 su qualsiasi soggetto, e la modalità panoramica, che apre un grandangolo di 117 gradi, quindi più o meno quanto vede l'occhio umano. Insomma, una fotocamera veramente versatile che consente di fare delle buone fotografie sia di giorno che di notte, grazie a un HDR veramente potente che lavora bene anche per gestire le ombre. Cosa vi posso dire altro di questo Mi 9 SE? Allora, innanzitutto, oltre alle sue dimensioni e alle sue prestazioni, questo telefono ha un'altra killer feature che secondo me è una delle più importanti quando si va a scegliere uno smartphone da acquistare, ed è il prezzo. Perché è uscito di listino a poco più di 300 euro, intorno ai 369, adesso è spesso e volentieri in offerta su Amazon a ben 280 euro. Alcune offerte su Gearbest lo portano anche a 250, e per questo prezzo secondo me è lo smartphone migliore da acquistare su questa fascia di prezzo. Certo, ci sono anche degli ex top di gamma, come per esempio potrebbero essere LG G7 ThinQ o altri smartphone di questa fascia, ma secondo me Xiaomi Mi 9, con la sua dimensione compatta, con il suo schermo veramente bello, un sensore di impronte digitali sotto al display, quindi modernità anche a livello di tecnologia che compone lo smartphone, secondo me si colloca su una fascia di prezzo per cui tutto il resto, tutti i suoi difetti, passano in secondo piano per un'esperienza di utilizzo veramente appagante e veramente buona dal punto di vista sia della fotografia, sia della fluidità, sia comunque della ricezione delle chiamate, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, Xiaomi Mi 9 SE, se volete uno smartphone compatto, è quello che fa per voi. Non vi darà nessun tipo di delusione, sempre che non stiate tutto il giorno con la fotocamera aperta, allora in quel caso comincerete a sentire un pochino la batteria che fa le bizze. Per tutto il resto vi lascio la recensione completa sul sito, che uscirà tra pochissimo, troverete il link qua sotto in descrizione. Lasciate un mi piace al video se volete continuare a vedere queste recensioni, anche perché ultimamente non ne facevamo più da tanto tempo. E un saluto da Federico di dottorcomodo.it.